Parliamo oggi un po' di domini trasformati e di cosa possiamo fare con la trasformata di Laplace e la trasformata Z per i sistemi dinamici in spazio di stato, come e se questo strumento può essere utile. Quando è che si usano i domini trasformati? Finora, soprattutto per quanto riguarda lo spazio di stato, noi diciamo, abbiamo visto che partiamo da un problema nel dominio del tempo, dobbiamo risolvere un problema nel dominio del tempo, per esempio fare l'analisi di un sistema dinamico oppure progettare un controllore. Evidentemente quello che noi cerchiamo è una soluzione nel dominio del tempo. In alcuni casi il percorso apparentemente più lungo, cioè quello di tradurre il nostro problema dal dominio del tempo al dominio trasformato. Qui c'è S barra Z, dove S è la variabile di Laplace e Z è la variabile Z. Va bene, quindi il dominio trasformato indica uno dei due indifferentemente. Quindi dicevo, il percorso più lungo che posso fare passando dalla descrizione o la trasformazione del mio problema dal tempo al dominio trasformato, trovare una soluzione nel dominio trasformato e antitrasformare, quando questo è più semplice, chiaramente ha senso andare nei domini trasformati. Soprattutto per quanto riguarda lo spazio di stato, voi avete visto che la stragrande parte della teoria è fatto nel dominio trasformato, nella variabile Laplace, il concetto di funzione di trasferimento consente, diciamo, di gestire tutta una serie di concetti in maniera molto più semplice. Ora do la definizione e qualche proprietà per cercare di capire da dove viene questa proprietà dei domini trasformati, due volte, proprietà che, per cui alcune cose sono, fra virgolette, più semplici. Ok? Allora, la definizione è una definizione, diciamo, analitica su cui noi non ci soffermeremo, non entriamo nei dettagli e sicuramente non vi chiedo diciamo, questi concetti della definizione all'esame, però giusto per rivederla un attimo. La trasformazione, diciamo, di Laplace di una funzione reale e reali, che per ipotesi prendiamo noi in questo contesto nulla per t minore di 0, è questo, diciamo, questo integrale. Quindi la f di s, dal punto di vista della notazione, si indica, diciamo, la lettera maiuscola, la f di s è la trasformata di Laplace, questo è un carattere calligrafico, questa è la L maiuscola calligrafica della f di t, ossia io devo eseguire questo integrale, integrale da 0 a infinito, di f di t per elevato a meno st in dt. Quindi chiaramente poi la t, una volta svolto l'integrale, scompare e questa diventa una funzione di s, dove s è una variabile complessa. Va bene? Questa è la definizione. Questa integrale se esiste, va bene? Però noi ci mettiamo in condizione, diciamo, di funzioni reali, di sistemi reali, per cui non ci poniamo proprio il problema dell'esistenza, diciamo che esiste sempre per noi, per quanto ci interessa in questo corso. E poi, diciamo, se io ho risolto il problema nel dominio di Laplace, devo essere anche in grado di tornare nel dominio temporale e, nel caso del tempo continuo, quindi l'antitrasformata, che si indica con questa L calligrafica elevata a meno 1, solamente un simbolo, questo è l'antitrasformata, è questo integrale, 1 su 2 pi greco j, integrale di questa retta di coordinata c di f di s per elevato a st in s. Ok, questa è, diciamo, la definizione trasformata di Laplace. Complementi di matematica, quando io ero studente, era il terzo esame che si faceva, diciamo, di analisi, ci si divertiva a calcolare, diciamo, quando esistevano le trasformate. Questo non si fa più. E si possono, sulla base di questa definizione, si possono
provare alcune proprietà, va bene? Che messe insieme, diciamo, ci danno poi alla fine, ci fanno capire perché questo è uno strumento che è diventato utile nei controlli automatici. Vediamo un attimo, prima di tutto la linearità. La trasformata di Laplace è lineare, ossia se io applico la trasformata di Laplace a una combinazione lineare di funzioni analitiche, quello che io ottengo è che è possibile dimostrare che questo è uguale alla stessa combinazione lineare, vuol dire con gli stessi coefficienti, delle trasformate delle funzioni prese individualmente. Per cui questo in formule significa che se io applico la trasformata di Laplace a la somma pesata di queste due funzioni, alfa 1 f1 più alfa 2 f2, è uguale, beh, con gli stessi pesi, alfa 1 trasformata di f1 più alfa 2 trasformata di f2. E questa è una prima proprietà che ci fa molto piacere. Poi, la derivata in S, che diciamo non vi dovrebbe ricordare granché, se io ho una certa funzione della quale conosco la trasformata di Laplace, beh, conosco anche la trasformata di t per f, perché nel dominio di Laplace equivale a una derivata rispetto ad s, con un meno. Però questa, diciamo, non mi ricorda granché. Quello che sicuramente vi ricorda molto è la derivata nel tempo. Perché? Perché la derivata nel tempo, se io ho una funzione di cui conosco la trasformata di Laplace, beh, in realtà io conosco anche la trasformata della sua derivata, perché si dimostra che se faccio la trasformata della sua derivata, questa è uguale alla trasformata della funzione non derivata moltiplicata per s. E poi c'è un meno il valore della funzione in 0 più, che è una, diciamo, costante, non è funzione di s. La cosa importante è che io devo osservare che un'operazione derivata è diventata un'operazione algebrica, cioè s però la f è rimasta, diciamo, fra virgolette, la stessa, cioè quella della funzione non derivata. Insieme a questa osservazione faccio anche quella per l'integrale nel tempo. Se voglio trasformare l'integrale di una funzione, beh, scopro che nel dominio trasformato questo è uguale alla trasformata della funzione non integrata diviso s. Allora mi rendo conto che qualcosa che nel dominio del tempo è sempre un po' noioso, e cioè sono, diciamo, le equazioni integro-differenziali, qua si trasforma nel dominio trasformato in avere sempre la funzione non integrata e non derivata, quindi la f di s, e poi moltiplicata e diviso per la variabile complessa, per cui rimane questa f di s. Questo mi fa piacere, perché poi insieme alla linearità è quello che fa uscire fuori la funzione di trasferimento dalle equazioni differenziali. Altra proprietà notevole, diciamo, che è molto utile, è quella della convoluzione. Voi non avete praticamente, o forse l'avete fatto, ma veramente di sfuggita, la considerazione che, diciamo, un sistema ha una risposta impulsiva che può essere rappresentata nel dominio del tempo. Voi avete quasi sempre solo ragionato in termini di funzioni di trasferimento. In realtà, diciamo, il legame ingresso-uscita può anche essere rappresentato tramite una integrale di convoluzione, che è poco maneggevole, nel senso che gli strumenti matematici per gestirlo non sono così immediati, mentre, diciamo, scoprire che al posto dell'integrale di convoluzione io ho il prodotto delle trasformate di Laplace delle due funzioni che sono una l'ingresso e una la funzione di trasferimento, a questo punto la possiamo chiamare così perché già lo sapete che si chiama così, beh, rafforza il fatto che io nel dominio, diciamo, di Laplace ho delle relazioni algebriche fra i segnali e la funzione di trasferimento e il sistema. Quindi tutto questo
mi dà un enorme vantaggio. Quello che invece è poco piacevole è questo, la traslazione temporale. Che cosa dice il teorema? Il teorema dice che se io prendo una funzione e la traslo di tau nel tempo, nel dominio di Laplace ho la funzione non traslata, però poi è moltiplicata per una funzione non lineare, elevato a meno s tau, in cui s è complessa. Questo non mi fa molto piacere perché introduce una funzione, diciamo, non lineare che mi rovina un po' tutto il bagaglio matematico che avevo costruito e che era estremamente semplice. Quando voi avete studiato fondamenti di automatica, avete ragionato con le funzioni di trasferimento, avete ragionato in termini di poli, di zeri e così via. In realtà, la traslazione temporale, che nient'altro è che il ritardo temporale, lo avete aggiunto solo una volta, probabilmente, nel criterio di Nyquist. Avete visto, avete dimostrato prima il criterio di Nyquist senza traslazione temporale. E poi avete visto, ma se ci metto una traslazione temporale, come cambia la stabilità del sistema? E allora vi siete fatti qualche conticino e avete visto che il ritardo temporale è tendenzialmente sempre destabilizzante. Bene, però è stato, credo, l'unico momento in cui voi avete analizzato un sistema con un ritardo temporale. Eppure, diciamo, i ritardi temporali sono presenti, sono fastidiosi, sono destabilizzanti. Perché? Beh, perché questo si sposa poco con tutto il resto del bagaglio matematico che si dà nel corso iniziale, no? È una complicazione, per cui alla fine lo si mette nella parte in cui è importante, perché veramente è un effetto spiacevole e sempre presente, però poi, diciamo, gli altri teoremi, le altre analisi vengono fatte tutte quante senza ritardo temporale. Ok, Dico, la tempo invarianza ti permette il team notato, vediamo in un'altra maniera, riporto. questo allora, sì, il sistema è tempo invariante, significa il rapporto causa-effetto è indipendente dal valore assoluto del tempo e va benissimo. Però qui, più che la tempo invarianza del sistema, è un segnale che ha un ritardo temporale. Questo è solo di quel segnale. Se per esempio io devo chiudere in retroazione un sistema e la misura mi arriva con ritardo, il sistema rimane stazionario perché lo è. Però, diciamo, il fatto che io abbia chiuso con ritardo la retrazione su quella variabile rende molto più delicato la stabilità. Se io devo controllare la temperatura di questa stanza e misuro il termometro e questo termometro poi per qualche motivo l'informazione mi arriva dopo 20 minuti, per esempio, un secondo non sarebbe grave nel caso di un sistema lento come il riscaldamento di una stanza, diciamo dopo 20 minuti io non potrei controllare con prestazioni, diciamo, alte, con decenti, la temperatura di questa stanza. Perché quel ritardo temporale, pur rimanendo stazionario il modello dinamico, quel ritardo temporale destabilizza il sistema. Se io dico 20 minuti nel caso di un controllo di temperatura di una stanza, quando parliamo di un robot, parliamo invece dell'ordine di grandezza inferiore ai decimi di secondo, millisecondi. Bene. Per cui oggi gli hardware del controllo di robot, allora, quelli più economici campionano a 10 millisecondi, vi consentono di leggere i sensori e di scrivere il vostro controllore a 10 millisecondi, sono 100 Hz. Se andate su sistemi un po' più, diciamo, evoluti, quindi un po' più costosi, si parla di 1000 Hz, quindi di 1 kHz e quindi di 1 millisecondo. E invece recentemente si è andati un po' più in alto come frequenza, un po' più, quindi come passo di complemento anche meno del millisecondo.
Alcune prestazioni vanno bene i 100 Hz, in altre no, perché diciamo, è una questione di stabilità. E questo, diciamo, tornando alla Plus, diciamo, non si può studiare facilmente con gli altri strumenti matematici. Un'altra cosa che è stata estremamente utile e che nel dominio del tempo non saprei come fare è lo studio del sistema a regime e quindi dell'errore a regime, essenzialmente dell'errore a regime, tutto quanto avvenuto col teorema del valore finale. Ok, questo è un teorema, e l'ho applicato e mi ha dato tutte le proprietà sull'errore a regime, per esempio sul tipo del sistema. E tutta l'analisi che voi avete fatto e l'importanza dell'azione integrale nel controllore viene dall'utilizzo di questo teorema. Nel dominio del tempo, diciamo, non conosco dei risultati che consentano di farlo in maniera altrettanto rapida. Poi il teorema del valore iniziale, invece, che probabilmente non avete mai applicato, vi permette di sapere qual è la pendenza iniziale della funzione, per esempio, ad una risposta indiciale. Bene, probabilmente voi, questo non, che io sappia, diciamo, poi non si fa molto spesso. Ok, allora, questo è una serie, diciamo, di proprietà della trasformata di Laplace. Diciamo che i nostri segnali soddisfano le ipotesi per essere trasformabile e basta, quindi non ci poniamo nessun problema per quanto riguarda l'esistenza e applichiamo la trasformata di Laplace al nostro sistema ingresso stato uscita. Nel momento in cui applichiamo, l'unica cosa che dobbiamo fare è verificare che qui posso applicare il teorema della derivata, per cui questo è uguale facilmente a SXS meno X in 0. Guardate, dal punto di vista della notazione, le trasformate hanno in genere, utilizzano la maiuscola, poiché questo era un vettore e questo è un vettore di trasformate, ho mantenuto il grassetto. Bene, quindi X di S è un grassetto maiuscolo, S chiaramente è la variabile complessa, è uno scalare, e questo X in 0 è il valore della x in 0, quindi è un vettore di numeri questo qua, ok? Quindi è minuscolo perché è il valore in 0. Al secondo membro stiamo sfruttando la linearità, perché la trasformata di tutto il secondo membro è uguale alla trasformata dei singoli segnali con gli stessi pesi, che sarebbero le matrici A e B. Ora, qui io devo mettere in evidenza, se volete vediamo un attimo come si fa a mettere in evidenza, come arrivo a quell'espressione, anche se è semplice. Allora, se io mi trovo qui, ok? E devo, si sincronizza, sì. Allora, quello che io faccio qui è abbastanza semplice, perché ho S per X, X è un vettore, meno AX, non metto le dipendenze, uguale x in 0 più b u. Ok? Questa è la stessa cosa che avevamo visto quando abbiamo fatto più o meno la definizione autovalore autovettore. Cioè, questo qui sono due vettori, perché S è uno scalare, moltiplica x che è un vettore. Questo è n per n e questo è n per 1. Se io voglio mettere in evidenza x a destra, diciamo dal punto di vista matriciale, si può dimostrare che io per fare questo devo scrivere al posto di s, è sufficiente che io scriva s
per la matrice identità. Bene. Quindi a questo punto io posso mettere in evidenza x a destra. E basta. Molto semplicemente. Che è un vettore. Ok? Come notazione, diciamo, sono tutte e due maiuscole. Per cui a questo punto io, una volta che ho ottenuto, diciamo, questo, moltiplico a sinistra per l'inversa di SI meno A e, diciamo, ottengo che cosa? Beh, questo è il modello esplicito. Bene, però nel dominio di Laplace. Per cui io il modello esplicito nel dominio di Laplace, ossia la soluzione nel dominio di Laplace, la ottengo come? Beh, moltiplicando questa strana matrice SI meno A meno 1 per le condizioni iniziali più, beh, la stessa matrice per B per U. È chiaro che abbiamo già visto il principio di sovrapposizione degli effetti e la definizione di evoluzione libera e evoluzione forzata che sono leggibili chiaramente come la somma di questi due termini. Nel primo ci sono le condizioni iniziali e non c'è il forzamento. Nel secondo c'è il forzamento e le condizioni iniziali sono nulle, per cui chiaramente questa è una l'evoluzione libera più l'evoluzione forzata. Il nostro sistema è lineare e quindi questo, diciamo, ci consente di separare. Ora, questa matrice è talmente, diciamo, importante che la chiamiamo matrice risolvente, cioè, è significativa. Ora, la matrice risolvente ha, diciamo, una caratteristica, una struttura, una caratteristica ben precisa. Vediamola un attimo qual è questa struttura. Allora, l'inversione è l'aggiunta della matrice fratto il determinante della matrice. Ok? Della matrice di SI meno A. A questo punto, che struttura ha SI meno A? Beh, SI meno A è una cosa del tipo S0, 0, S meno 1, 1, 1, 2, 2. Quindi questa qua è una cosa del tipo S meno 1, 1 meno 1, 2. S meno 1, 2. Ok? Quindi questo ha tutti i polinomi di primo grado sulla diagonale e fuori diagonale ci sono i coefficienti di A. A questo punto ricordo cos'è l'aggiunta, ve lo ricordate cos'è l'aggiunta? No, no, no. L'aggiunta di una matrice. Allora, l'aggiunta di una matrice qualsiasi. Beh, è una matrice in cui, è una matrice di dimensioni n per n, in cui nell'elemento ij io chi ho il determinante del minore, quindi devo levare la riga, il minore, devo levare la riga i e la colonna j, calcolo il determinante e lo metto lì. Ok? Coniugata trasposta, vabbè, l'importante adesso è che c'è il determinante là. Perché è importante? Allora vediamo il determinante, ricordiamo il determinante come si calcola. Il determinante di questa matrice qua, sto facendo 2 per 2, questo esempio qua sopra, me lo leggete? La matrice S meno A che è risultato. Sì, come lo calcolo qua il determinante? Che operazione devo fare? La diagonale per meno la diagonale.
Allora, dal punto di vista matematico, questo qua è un polinomio in S il cui grado, no, il grado non si, il cui grado è uguale ad n, va bene? Quindi per costruzione può essere solo questo. Ora, la aggiunta, che cos'è? È una matrice in cui il generico elemento è il determinante del minore. Trasposto come disegno, come vado, non mi interessa, è il determinante del minore. Per cui in quel caso io ho un polinomio di grado n minore. Allora, questo significa che questa matrice risolvente è una matrice in cui tutti i denominatori, tutti gli elementi della matrice hanno sempre lo stesso denominatore, che è proprio il polinomio caratteristico. Bene, perché è il determinante di S-A. E poi invece al numeratore ci sono tutti i polinomi di grado n-1, quindi sono funzioni razionali fratte, va bene? Sono strettamente proprie, significa che diciamo l'ordine del denominatore è maggiore di quello del numeratore ed è sempre invertibile. Questa è questa matrice risolvente che ha queste proprietà, sempre, punto e basta. Ok, ma allora a questo punto io, se osservo che l'evoluzione libera in S è data da questa matrice risolvente per le condizioni iniziali e l'evoluzione libera nel tempo che ho calcolato per altra strada è data dall'esponenziale di matrice per le condizioni iniziali, banalmente ho trovato un altro modo per calcolare la matrice di transizione dello stato. Perché basta eguagliare queste due antitrasformare, diciamo, la Laplace, eguagliare queste due e scopro che la matrice di transizione dello stato è l'antitrasformata di questa strana matrice qua. Ok? Lo facciamo un attimo perché è molto banale, per cui lo tocchiamo con mano proprio. Per esempio, prendo una matrice A2x2, 0, 1, meno 2, meno 3. Il suo polinomio caratteristico è quindi S per S più 3, poi meno, quindi diventa più 2, che sta dove sta il determinante S meno E, è questo qua, S quadro più 3 S più 2. Vabbè, me lo divido me lo fattorizzo con i poli, S più 1 per S più 2. Ok, questo è il polinomio caratteristico. Qual è l'aggiunta? Beh, in questo caso il minore di una matrice 2x2 è semplicemente l'elemento che rimane fuori levando riga e colonna. Per cui l'elemento 1, 1, io levo la riga 1, levo la colonna 1, calcolo il determinante del minore, cioè il determinante di uno scalare, è meno 3. Fatemi vedere se devo cambiare di segno, dove sta? Fatto confusione qua. Ecco, eh sì, c'è la S, sì, per cui l'ho fatto confusione. Lo devo fare su questa. Quindi il minore, quindi rimane S più 3. Ok? Per cui ho fatto confusione. E quindi questo è S più 3. Fate la stessa cosa per gli altri 4 e ottenete. Allora, cosa notate? Che qui abbiamo, diciamo, dei polinomi al più di grado n-1. E qui abbiamo un polinomio di grado n-2. Ora, questa operazione è una matrice divisa uno scalare, perché questa è una funzione, diciamo, è un polinomio in S, ma è scalare, significa che devo dividere tutti gli elementi della matrice per questo determinante. Quindi io ottengo questa matrice 2x2 che è questa qua. Ora, la antitrasformata di una funzione razionale fratta, perché è semplice? Perché è sempre la stessa. È tabellata, vuol dire che voi prendete un libro di controlli e alla prima all'ultima pagina tipicamente trovate alcune informazioni utili per cu fra cui come antitrasformare una funzione razionale fratta. Quindi dovete fare la scomposizione in fratti semplici e dopodiché, diciamo, questa qua e questa la trovate tabellata, 2 diviso S più 1 antitrasformato e 2 per elevato a meno t, ok? Che diciamo non a caso è proprio l'esponenziale. Ovviamente l'antitrasformata ancora è lineare, per cui io ho antitrasformato, diciamo, questi due termini separatamente fra di loro.
ognuno degli elementi è una combinazione lineare di che cosa? Di meno 1 e meno 2, cioè di elevato a meno t e di elevato a meno 2t, che sono gli autovalori della matrice dinamica. Quindi stiamo ritrovando per altre strade le considerazioni che abbiamo fatto a questo punto all'inizio del corso sull'analisi modale, e cioè che la evoluzione libera è caratterizzata potenzialmente da avere tutti quanti i modi naturali di evoluzione, una combinazione lineare di tutti i modi naturali di evoluzione. In questo caso specifico io vedo che la mia MTS li contiene tutti quanti, ok? Per cui quindi è tutto accoppiato. Forse qua c'è un errore, perché 2 per elevato a meno t meno elevato a meno t e viene da qua. Ok, qua è elevato a meno 2t. Va bene, poi lo correggo, vabbè, ma concettualmente non cambia. Ok. Ora, se vado a fare lo stesso ragionamento con l'uscita, io che cosa faccio? Questa è la mia y. Vado a fare la trasformata di Laplace, di fatto se guardate c per x, no? Questa qua è c per x più d per u, ma allora poiché diciamo so cos'è una funzione di trasferimento perché l'ho già definita, allora questo significa che io posso calcolare facilmente la funzione di trasferimento ingresso-uscita di un sistema, se io ho il modello in spazio di stato, delle matrici, dalle matrici A, B, C e D. Okay? E questa è la funzione di trasferimento. Quindi quando io al MATLAB chiedo la funzione di trasferimento, lui partendo dalle matrici non fa nient'altro che calcolarsi questo prodotto. È simbolico perché c'è la S qui, eh? Quindi diciamo deve poi trovarmi una funzione razionale fratta in uscita. Ora, che cosa voglio farvi così osservare di questa funzione razionale fratta? Qual è il grado relativo di questa funzione razionale fratta? Allora, io qui ho, che cosa ho? Guardate un attimo, la matrice risolvente. E cosa abbiamo detto? Che questa matrice risolvente ha al denominatore grado n e al numeratore al più n più 1, per ognuno dei termini, ok? Quando vado a moltiplicare questa matrice, questi elementi per b e per c, io sto semplicemente facendo una combinazione lineare di questi termini, ma non cambia, per cui io ho sempre lo stesso denominatore. E quindi cosa succede? Che tutta questa cosa qui rimane quello che ho detto. Cioè rimane una matrice in cui tutti gli elementi sono caratterizzati da avere un denominatore che è sempre polino caratteristico, il numeratore al più grado n-1. Ora vado, e quindi io questo lo posso riscrivere così, in cui qua c'è una matrice che ha il più grado n-1 e qua e sotto ci sta invece sempre il polinomio caratteristico. Quando vado a sommare una costante, che cosa succede? Vabbè, facciamolo diciamo banalmente per uno scalare. Se io, cioè facciamo banalmente con un esempio, se io qua ho x2 più 3 fratto x al cubo più 2x meno 1 più una costante, che cosa succede? Mi faccio il mio bravo minimo comune multiplo, sotto rimane un polinomio in x al cubo e sopra, nel momento in cui vado a moltiplicare questo qua per 3, che cosa succede? Beh, che mi trovo anche sopra con un polinomio di x al cubo. Per cui in realtà la mia funzione di trasferimento è una funzione che è propria quando nello spazio di stato la d è uguale a 0.
è impropria, vuol dire che c'è un AD diverso da 0, vuol dire che c'è un collegamento diretto ingresso-uscita, che a me non piace molto perché è una specie di amplificatore, non c'è una dinamica. Quando voi avete un collegamento diretto ingresso-uscita, in realtà il vostro sistema dinamico non state agendo a livello, per esempio, di forze con uscita posizione. La maggior parte dei casi di interesse sono con D uguale a 0, cioè con una dinamica nel nostro sistema dinamico, quelli che vediamo noi. Ok, quindi posso anche immediatamente vedere qual è il guadagno statico della mia funzione ingresso-uscita. Questo è il guadagno statico. Guardate, il guadagno non è un numeretto, è una matrice, perché il guadagno statico è tanti guadagni quanti sono tutte le possibili combinazioni degli ingressi e delle uscite, e non sono uno. Quando è uno, questo è uno scalare. Quando invece sono numero maggiore, questa è una matrice. E la trovo facilmente, diciamo, dalla... le matrici sempre ABCD, quindi quello è il guadagno statico e quindi, diciamo, lo trovo facilmente. Per quanto riguarda Z, le cose sono assolutamente analoghe, per cui vado molto, diciamo, velocemente. Non parliamo di funzioni analitiche, ma parliamo di sequenze, no? Perché in Z, nel dominio, diciamo, discreto, sono sequenze, e la Z trasformata è una sommatoria per F di Z elevato a meno K nel tempo continuo, è l'integrale per E elevato a meno ST, per cui diciamo che qualcosina dovrebbe risuonarvi familiare. Bene, c'è l'antitrasformata, ci sono le proprietà, la proprietà di linearità è la stessa. La proprietà di ritardo è una divisione per z, che si chiama anche quindi operatore di ritardo unitario, e tant'è vero che per esempio alcuni software come Simulink, per esempio il blocchetto di ritardo, cioè, lo scrivono z-1 utilizzando, diciamo, la notazione del dominio trasformato, anche se non ce ne sarebbe bisogno, perché nel dominio del tempo non c'è un simbolo, diciamo, immediato, quindi scrivono direttamente z-1, perché è universalmente riconosciuto come ritardo unitario. La derivata non è definita per le sequenze, però è definito il concetto, diciamo, di anticipo, e l'anticipo è molto simile anche dal punto di vista formale, notazionale. E z per f di z, qua non è meno la funzione in zero, ma c'è anche un altro termine z qui. Ok? Quindi questo è l'anticipo. La convoluzione è, diciamo, parente stretta della convoluzione tempo continuo, per fortuna. Il teorema del valor finale ci fa notare un'altra differenza, che però, vuol dire, è una differenza fino a un certo punto. Quello che noi abbiamo sempre visto è che nel tempo continuo il punto, diciamo, che del piano complesso, diciamo, trasformata, un punto del piano complesso che svolge un ruolo particolare è l'origine degli assi, S uguale a 0. Quello che avete già visto quando avete fatto, per esempio, il passaggio SZ, è che la stessa cosa nel tempo discreto la si ritrova nel punto 1, G0, quindi nel punto 1. Okay? Per esempio, il teorema del valor finale, il limite non è per Z che tende a 0, ma per Z che tende a 1 di F di Z. Okay? Il polo che integra è in 1 nel tempo discreto ed è in 0 nel tempo continuo. Per cui, diciamo, il teorema del valor finale, che consente di fare considerazioni analoghe a quelle fatte nel tempo continuo anche nel tempo discreto, diciamo, si dimostra essere concettualmente analogo e, diciamo, dal punto di vista simbolico leggermente diverso. Per quanto riguarda ora, diciamo, questi passaggi, ve li lascio da fare, da riferire con calma, perché, voglio dire, sono veramente identici a quelli
che abbiamo appena fatto, con l'unica differenza che qua vi portate una Z appresso, però diciamo non ci sono differenze concettuali. La matrice risolvente a questo punto è questa, e notate che c'è la Z che vi accompagna al numeratore, per cui questa è la differenza rispetto al caso del tempo continuo. Ok? Anche nel tempo discreto la matrice di transizione dello stato si può ottenere come opportuna antitrasformata a questo punto di una matrice che non è ZI-A, ma è Z che moltiplica ZI-A poi a meno 1. Va bene? Per cui diciamo si ottiene in maniera relativamente semplice, ma concettualmente identica al caso tempo continuo. La funzione di trasferimento non comporta particolari differenze, così come il guadagno, fatta eccezione per l'osservazione che il guadagno non lo calcolate per il valore della variabile complessa uguale a 0, ma uguale a 1, perché il teorema del valore finale diciamo è un limite che tende per la funzione che tende a 1, e quindi qui nella parentesi vi rimane la matrice identica, mentre nel caso tempo continuo questa matrice era scomparsa. Ok, vediamo qualche altra proprietà nel dominio trasformato. Per esempio, come cambia la funzione di trasferimento per sistemi simili? Ora rispondo io in maniera intuitiva. La funzione di trasferimento è quell'oggetto matematico che lega ingresso e uscita, poiché per i sistemi simili noi abbiamo studiato che sono invarianti, il comportamento ingresso e uscita è invariante rispetto alla rappresentazione interna, quindi fra due sistemi simili e invarianti, mi aspetto che la funzione di trasferimento sia esattamente la stessa. Ok? E vediamo se è così. Allora, vediamo se è così. Noi abbiamo il nostro bravo sistema. In questo caso, vedete, io sto per fare gli stessi calcoli. Questo è tempo continuo e questo è tempo discreto. Va bene? Quindi, diciamo, vuol dire che i calcoli saranno gli stessi. Vabbè, li faccio adesso con la funzione in S, ma per il tempo discreto vuol dire che non cambierà. Allora, qual è il legame fra due sistemi simili? È questo. Quindi A' uguale più o meno 1 a P, B' uguale più o meno 1 B, C' uguale CP, e P è una matrice quadrata di rango pieno, N per N di rango pieno, che rappresenta la trasformazione fra X e diciamo il sistema simile in un'altra variabile. Allora, che cosa faccio? Scrivo prima il legame ingresso-uscita per il sistema simile. Il legame ingresso-uscita per il sistema simile, la funzione di trasferimento me la sono già scritta mettendoci, questo è C' e al posto di C' ho messo C per P, questo qui è A' e questo qui è B'. Ok? Dopodiché, che cosa faccio? Molto, molto semplicemente sto mettendo P' meno 1 per P, qua la matrice identica la sostituisco con P a meno 1 per P, il resto rimane invariato, quindi posso mettere in evidenza a sinistra P a meno 1 e a destra P, perché questa variabile e scalare la posso portare dentro. Ok? Quindi io C così, l'unica cosa che adesso vi faccio vedere è questa. Praticamente devo calcolare P a meno 1 che moltiplica SI
meno a per p tutto a meno 1, va bene? Che sarebbe questa cosa qui che devo calcolare. Allora, come si calcola questa inversione di matrici? Beh, abbiamo visto che vale questa proprietà se ho due matrici quadrate, a per b a meno 1 e b a meno 1 a meno 1, va bene? Per cui io qui in realtà posso invertire l'ordine di queste e invertire le singole, quindi prendo la P e la inverto, P a meno 1, poi ho SI meno A a meno 1 e poi P a meno 1 invertite P, quindi di fatto mi sono ritrovato con le due matrici invertite e poi me le vado a semplificare con questa P qua e con questa P a meno 1 qua, quindi alla fine diciamo nessuno rimane sorpreso nello scoprire che mi trovo la funzione di trasferimento del sistema originario, ok? Per cui è assolutamente invariata. E nel tempo discreto, diciamo, la cosa è identica perché non ho usato, diciamo, nessuna. Vediamo adesso, quindi è invariante, ok, la funzione di trasferimento è la stessa, ok, vediamo adesso una cosa interessante che riguarda le proprietà di osservabilità e raggiungibilità e vale per tempo discreto e tempo continuo in maniera identica. Allora, io so che la funzione di trasferimento fra sistemi simili è la stessa, quindi che faccio? Porto il sistema in forma canonica di Kalman, quindi so che la funzione di trasferimento non la sto alterando, calcolo la funzione di trasferimento per il sistema in forma canonica di Kalman. Ricordo che il sistema in forma canonica è caratterizzato da questa struttura. Mi sapete dire, guardando la struttura, quali sono i sottospazi osservabili, le proprietà dei vari sottospazi? Il primo com'è? Il primo è raggiungibile e non osservabile. C'è B1 diverso da 0, c'è 0 nella prima blocco di colonne, poi ho raggiungibile e osservabile, poi ho non raggiungibile e non osservabile e poi ho non raggiungibile e osservabile, ok? Quindi questo è, diciamo, quello che faccio e a questo punto che cosa voglio fare? Beh, io voglio calcolare la funzione di trasferimento. La funzione di trasferimento, che cosa devo calcolare? Beh, devo calcolare la matrice risolvente. Guardate, la matrice risolvente significa che devo calcolare l'inversa di SI meno A. SI meno A, la matrice A, è una matrice a blocchi triangolare superiore. Non lo facciamo, però diciamo si può dimostrare che la sua inversa ha questa struttura, quindi se voi guardate rimane a blocchi triangolare superiore, quindi questi zeri rimangono zeri. Qui non posso dire niente, anche se qui prima era zero, ma assolutamente non posso fare ipotesi, ma non mi interessa, come vedremo adesso. Ma allora a questo punto io che cosa devo fare? Io devo moltiplicare la mia matrice risolvente per chi? Per C' e per B'. E allora questa cosa qui ora la facciamo un attimo. Per cui io ricordo che C' è una cosa che è del tipo 0C2, 0C4. Poi ho
questa matrice risolvente in cui ho 1, 2, 3, 4, tutti questi sono diversi da 0. E qua ho tutti 0. Invece la B è B con 1, B con 2, 0 e 0. Allora divertiamoci a fare questa operazione. Che cosa ottengo facendo questa operazione? Allora, questo è uguale, che ho fatto? Questo è uguale, allora, lascio la C uguale, devo fare prima, diciamo, questa riga blocco per questa. Quindi che cosa ottengo? Ottengo 0, C con 2, C con 4, che rimangono uguali. Poi qui ho SI meno A11 a meno 1 per B con 1 più qualcosa per B con 2, giusto? Perché ho fatto questo per questo. Poi sotto ho SI meno A22 a meno 1 per B con 2. Poi ci sono i due zeri che quindi vanno a pescare con gli altri, che quindi sono 0. Poi ho questo per questo e questo fa 0. Perché 0, 0 moltiplicano B1 e B2, questi due diversi da 0 moltiplicano 0 e 0. E poi ho ancora una volta 0. Uguale. Adesso vado a fare l'ultima, l'altra operazione, quindi questo per questo. E che cosa ottengo? Beh, io ottengo che gli unici due che si vanno a pescare sono questo e questo. Per cui io ottengo che questo è C2 per SI meno A22 a meno 2 per B2. Ero partito cercando una funzione di trasferimento che è C per SI meno A a meno 1 per B. E sono arrivato a scoprire che questo è uguale a C2 per SI meno A 2 a meno 2 per B2. Beh, che cosa mi sta succedendo? Qualcosa di un po' così. Che cosa ho detto io? Quant'è la funzione, quant'è il grado del polinomio al denominatore della funzione di trasferimento? N. Ma se io adesso vi chiedo quant'è il grado al denominatore di questa funzione di trasferimento? Grado 1. No, non è grado 1. È grado 0. No, c'è la S. Come grado 0? C'è la variabile. Questa qua è, diciamo, caratterizzata dalle dimensioni di A22. Adesso non so quali sono le dimensioni di A22, perché è la dimensione sottospazio che contemporaneamente raggiunge lo spazio. Ma c'è un segno di uguaglianza. Allora, com'è possibile? Cosa sta succedendo? E vediamo cosa sta succedendo, perché questo è un risultato abbastanza interessante che poi rappresenta proprio uno sguardo, diciamo, nel sistema di spazio di stato. Io qui mi trovo in uscita qualcosa di strano, che ha una dimensione che può essere anche inferiore rispetto al modello matematico che io ho scritto. Guardate, se è inferiore vuol dire che al numeratore ho cancellato qualche polo del denominatore. Vuol dire che questa cosa qui è una cosa di questo tipo. Faccio vedere.
esempio, io avevo una funzione di trasferimento che è s meno 1 fratto s meno 1 per s più 2. Ok? Vuol dire che la mia funzione di trasferimento è potenzialmente di grado n, ma poi in realtà è il grado del sottospazio che è contemporaneamente raggiungibile e osservabile. Questa cosa qui che cosa significa? Beh, significa che in effetti questo, se io lo leggo dal punto di vista intuitivo, se ve lo dico con questi altri termini, viene molto intuitivo. Cioè, beh, se io so che la controllabilità è il rapporto ingresso-stato e che la osservabilità è il rapporto stato-uscita, poiché la funzione di trasferimento rappresenta il legame ingresso-uscita, io, se il sistema è controllabile e osservabile, vedo tutto quanto la dinamica dello stato, altrimenti mi perdo qualche pezzo. Questi pezzi che mi perdo non so dire quali sono, se io guardo solamente da fuori, cioè se ho solamente la funzione di trasferimento, io non so dire cosa ne è degli altri, diciamo, gradi del sottospazi dello spazio di stato. Io posso solamente dire che quando io vado a calcolare la mia funzione di trasferimento, quello grado che ho al denominatore è la dimensione del sottospazio che è contemporaneamente raggiungibile e osservabile. Il resto non lo so, se non indago, se non vado a studiare meglio quello che c'è nel mio sistema. Ciò va tra l'altro non semplifica le funzioni. E infatti, perché lei avete notato questa cosa quando in controlli? In controlli. E infatti, adesso vi faccio vedere questa cosa. Faccio vedere MATLAB e Scilab. Allora, quindi in realtà potrebbe semplificare una scelta. Quindi che cosa succede? Che noi con lo spazio di stato ci stiamo ponendo delle domande in più rispetto all'ingresso-uscita. E vabbè, qui è un esempio numerico, con tutti i sottospazi di dimensione 1 per averlo compatto. Vabbè, addirittura messo 0 fuori diagonale. Il polinomio caratteristico è di grado 4, perché chiaramente, insomma, il polinomio caratteristico è una matrice dinamica. Se andate a calcolare la funzione di trasferimento per questo sistema molto semplice, se vedete, sotto avete grado 4, ma al numeratore avete grado 3 con 3 poli che sono, diciamo, tre zeri sono in comune, sono uguali a 3 poli, per cui alla fine avete grado 1. E 1 è proprio la dimensione, in questo caso, il sottospazio contemporaneamente raggiungibile e osservabile. E ora veniamo al MATLAB. Definisco in MATLAB A, B e C. Guardate come è semplice questa matrice. Ora, questo è in forma canonica di osservabilità. Da cosa lo vedo? Lo vedo che qua c'è uno 0 e qua c'è uno 0. Ok? Per cui io so che questo sistema ha un sottospazio di raggiungibilità e osservabilità di dimensione 1 e l'altro che è raggiungibile ma non osservabile. Per cui mi dice il risultato teorico che ho appena ottenuto che la mia funzione di trasferimento deve essere di grado 1. Vabbè, la raggiungibilità non mi fido e me la faccio calcolare al MATLAB, è 1. Ok. Uso il comando MATLAB che mi calcola la funzione di trasferimento partendo dallo spazio di stato e si chiama SS2TF, quindi SS2TF. Ok? Cosa fa il MATLAB? Mi dà questa cosa qui. Mi faccio la numeratore e denominatore. Ora, cosa vedo? Beh, vedo semplicemente che questo qua è S quadro più 3S più 2, cioè il polinomio del secondo grado. Allora dico, io allora non ho capito nulla. Perché in realtà, se io dico, mi fai vedere quali sono i tuoi zeri e i tuoi poli, quindi chiedo le radici del numeratore, roots e radici del numeratore, che questo è il vettore con i coefficienti del polinomio, e lui mi dice, guarda, la radice è meno 2. E quali sono le radici del denominatore? Le radici sono meno 2 e meno 1. Quindi lui non ha cancellato.
intenzionalmente il MATLAB non cancella, cosa che in casi come questi magari si potrebbe pure prendere la responsabilità di cancellare, visto che diciamo, è abbastanza. Se voglio cancellare, glielo devo dire esplicitamente, c'è un comando apposito per cancellare. Io gli dico, guarda, Minreal, e a quel punto lui non prende proprio nessuna responsabilità e dice, mi devi anche dire qual è la soglia sotto la quale i due numeri per te sono uguali. E in questo caso io gli dico la soglia e dice meno 6. Quindi lui mi dice, guarda, te ne ho cancellato uno e questo è il nuovo. Va bene? È una scelta. E se andate a vedere, diciamo, l'help del MATLAB, scavando un po' perché è diventato, diciamo, una documentazione abbastanza imponente, il MATLAB giustamente dice: guarda, che fare troncamenti non è banale, per cui noi, diciamo, abbiamo scelto di non farlo e poi ti diamo una serie di strumenti per fare la riduzione di un modello. Perché ridurre un modello è una scelta di modellistica, nel senso che io potrei decidere di avere solo i poli dominanti e quindi di averlo più semplice di mantenere cosa? Il transitorio e il guadagno a regime, perché quelle sono le due cose che mi interessano. Bene, se io altero il transitorio, altero il guadagno a regime, ho alterato il modello matematico in maniera troppo forte. Per cui lui dice: fattele tu le semplificazioni e io ti do una serie di strumenti che ovviamente non facciamo, che fanno parte, non facciamo in questo corso, ma che fanno parte, diciamo, degli ambiti di automatica. Perché è chiaro che se io poi da un sistema di grandi dimensioni riesco ad averne uno piccolo che conserva le proprietà principali, fare il progetto e controllare su quello piccolo è meglio per tanti motivi. Allora, forse non ce l'ho più, ma per esempio Scilab fa la cancellazione senza farsi domande. Finiamo con un esercizietto e poi finiamo la lezione. Non ho fatto la pausa perché insomma questo è semplice questa lezione. E diciamo, una cosa che è abbastanza comoda, se volete, nelle funzioni di trasferimento è che voi utilizzando il dominio trasformato in qualche modo potete utilizzando, chiedo scusa, il concetto matematico di funzione di trasferimento vi può aiutare per leggere in maniera qualitativa una risposta forzata. Poi dalla risposta forzata potete eventualmente comunque passare a una risposta qualsiasi con l'esperienza. Però la cosa importante è che noi adesso con questi strumenti possiamo cercare di leggere qualitativamente oppure di avere una prima identificazione grossolana di una risposta forzata. Immaginiamo un sistema, un ingresso e un'uscita e abbiamo una nostra brava funzione di trasferimento. Cosa significa? Vabbè, ovviamente raggiungibile osservabile, questo potevo anche risparmiarmelo, perché avendo un ingresso e un'uscita, se non è raggiungibile osservabile, o B o C è 0 e quindi vedi, non ho diciamo, l'ingresso oppure non ho l'uscita. Vabbè. Allora, quindi io che cosa posso fare? Posso calcolare l'uscita nel dominio trasformato facendo cosa? Questa è la funzione di trasferimento, numeratore e denominatore sono due polinomi in S e questa è la funzione trasformata di Laplace del gradino, quindi è U diviso S. Va bene? Poi vado a scriverlo nella forma di produttoria di poli e zeri ed ottengo che questo io lo posso scrivere come S meno Z con I la produttoria diviso S per la produttoria di S meno lambda con I. Quando vado ad antitrasformare, quando vado quindi a scomporre in fratti semplici, di fatto questi sono già i fratti, per cui io già ce l'ho in forma, diciamo, della sommatoria dei termini elementari. Il denominatore sono tutti quanti S meno lambda con I. Il numeratore dipende dai calcoli, però l'importante è che qua ho S meno lambda con I, poi ho anche S. Questo già mi dà una prima interpretazione molto importante. Guardate, la trasformata di Laplace del gradino è 1 su S. Vabbè, U l'ampiezza, però è 1 su S. Quello che io ottengo in uscita, che cos'è?
in maniera additiva la stessa forma d'onda del forzamento, quindi 1 su S, però ovviamente a meno di un alto guadagno, ma 1 su S, e poi ottengo tutti i modi, questo abbiamo già visto tante volte, tutti i modi che sono presenti nella mia matrice dinamica. Quindi tutti questi sono gli autovalori. Quindi io li vedo proprio i modi e il forzamento, sono additivi nella risposta, qualsiasi essa sia. In questo caso è una risposta a gradino, ok? Ed è importante questo, perché è lineare ovviamente il mio sistema, questo è molto importante, perché questo significa che io, guardando la risposta indiciale, posso stimare velocemente il guadagno e le costanti tempo del mio sistema, quelle dominanti, ok? E lo facciamo un attimo, perché sono proprio additivi. Allora, per esempio, questa è una funzione di trasferimento, diciamo, questa è nel dominio del tempo, è la risposta indiciale di un'uscita, per cui io ho sollecitato con un gradino e di ampiezza unitaria e leggo questo. Cosa posso dire? Io posso già scrivere la funzione di trasferimento guardandola. E come la scrivo la funzione di trasferimento? Questo è il tempo. Il tempo di assestamento è qua vicino, ok? Il tempo di assestamento è 4-5 volte la costante di tempo, che quindi più o meno sarà da queste parti qua. La costante di tempo è meno 1 su il polo. Per cui io la posizione, diciamo, del polo qui la leggo, così come leggo il guadagno. Vabbè, è 2 il guadagno perché ho sollecitato con 1, è banale in questo caso la cosa, ok? Io qui, questo qua, è che cos'è? È il modo di evoluzione esponenziale, però sottratto a 2 su S. Per cui voi questo qua lo dovete vedere ribaltato. E potete leggere 2 diviso 1 più 0,1S. Ora, non ho scritto nella forma S più lambda, perché in questo modo il guadagno è separato e questa è la costante di tempo. Sapete che voi lo potete scrivere nei due modi, lo potete scrivere. Allora, se io scrivo la mia funzione, in questo caso la mia funzione di trasferimento W, quindi W con S, 2 fratto 1 più 0,1S, praticamente io qua ho il guadagno... Scusi, non si sta... Ok, no, niente, non si stava aggiornando... Ok, sì, grazie. Adesso, ok. Il guadagno 1 più tau S, ok? Quindi invece se lo scrivete nell'altra forma, che è, diciamo, in questo caso avreste un K' che poi moltiplicato per un polo più S, e questo K' però è legato, non è il guadagno, perché devo fare S uguale a 0 e c'è il contributo della P sotto. Quindi questo qua, questi due termini, si leggono dalla funzione, ok? Qui io posso pure disegnarlo quello che sto vedendo. Voi avete il contributo del modo che è questo e poi avete il contributo della funzione, diciamo, a regime che è questo. Quando andate a fare, diciamo, la somma delle due, questo qua ovviamente con un certo segno, quello che voi vedete è in questo caso questo esponenziale qua, e potete trarre le conclusioni che in questo caso. Quindi, per esempio, io qui ho disegnato la funzione di trasferimento di un sistema del secondo ordine, in cui però un modo è dominato, vuol dire dominato può essere, vuol dire che è molto più veloce. Il modo dominante è quello più lento. Quindi in questo caso, se vedete le due curve, sono grigie e blu, sono praticamente sovrapposte. Voi potreste sia stimare a occhio e ottenere ovviamente la stessa, 2 diviso 1 più 0,1S, per poi utilizzarla per farci qualcosa,
e già andrebbe bene. Per esempio, cosa potreste farci? Potreste scegliere il passo di campionamento. Se questo è tempo continuo, allora guardando qual è la costante di tempo, voi sapete come deve essere il passo di campionamento. Una regola proprio così euristica, se fate 10 campioni nel transitorio va bene come ordine di grandezza. Se questo ha costante di tempo 0-1, voi per stare proprio sicuri vi prendete un passo di campionamento che è ancora più piccolo di 0-1, questo è 0-5 e 0-0-5, e fate una prima scelta così, senza andare per troppi tentativi oppure per niente per tentativi. Se la funzione di trasferimento originaria fosse stata quella blu, andava bene lo stesso, sia il controllore che l'eventuale campionamento non avrebbero comportato troppi problemi. Bene? Adesso, se io vedo una funzione di trasferimento di questo tipo qua, che cosa posso dire? Beh, se la guardo, è del secondo ordine, questo sì, però io potrei dire, vabbè, chi se ne frega, uso una del primo ordine e via, ok? Magari può anche andare bene, però guardate che questa qua è una cosa che probabilmente non avete studiato, ma che è legato al concetto che, diciamo, c'è una derivata negativa nell'origine, cioè lui in partenza non va nella direzione in cui dovrebbe andare, e questo è uno zero a parte reale positiva, va bene? Quindi queste cose qua ve le dice una lettura della funzione di trasferimento. Quindi voi qui potete decidere se modellare il vostro sistema con o senza lo zero a parte reale positiva, sapendo che se lo fate senza vi perdete questo fenomeno qui iniziale. Una cosa del genere, per esempio, è un secondo ordine con uno zero negativo a sinistra dei poli, quindi è una funzione di trasferimento in cui la costante di tempo ancora è rispettata, però se vedete lui parte, diciamo, in modo leggermente diverso da quella del secondo ordine tipica che studiate quando fate lo studio dei poli nel piano complesso. Bene. Questa è la classica secondo ordine con poli complessi coniugati, con la quale imparate a mettere zeta omega con n, la costante di tempo e così via, e diciamo rappresenta una risposta del secondo ordine standard, in cui qui ci sono anche i numeretti. Come fate a leggere poi zeta e omega con n? Beh, voi sapete che la sovraelongazione percentuale, per esempio, è legata al zeta. Terzo ordine, sì, però se il terzo polo è veloce me ne frego, e quindi per esempio questa la posso approssimare tranquillamente con una funzione del secondo ordine. Se io però avvicino il terzo a quelli del secondo ordine, cambio completamente la mia forma d'onda, per cui devo fare attenzione a quando o meno, se o meno fare questa semplificazione. Va bene? Quindi, diciamo, concludo qua. La cosa più importante di questa analisi è legata al concetto della funzione di trasferimento, chiaramente, che è un'informazione che ci arriva solamente calcolando la funzione di trasferimento.